Apre le porte il nuovo pronto soccorso all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Da stamattina le prime visite. Un'apertura che era già stata annunciata dal manager dell'ASP 2 di Caltanissetta, Carmelo Iacono. Oggi, dopo tanti mesi di aspettative, abbiamo aperto il nuovo pronto soccorso, che è un pronto soccorso più centrale per l'ospedale, perché è vicino alla radiologia, alla rianimazione, sopra abbiamo l'UTIC. È un pronto soccorso che è ritornato all'origine, si trova in via Palazzi e la gente, l'utente avrà più possibilità di entrare più vicino, è più confortevole, è a norma di legge, con le stanze migliori, tutto climatizzato, ci sono varie stanze dedicate come il punto bianco, codice verde, giallo, rosso, il rosso è più ingrandito, migliore, ogni stanza ha due postazioni. Per ciò che riguarda il nuovo pronto soccorso e il personale, i sindacati ospedalieri avevano già espresso da un lato soddisfazione, ma dall'altro delusione per la carenza di personale. Il personale finalmente mi ha telefonato stamattina la direzione strategica di Caltanissetta, il direttore generale, stanno prendendo due medici, voi sapete che attualmente noi abbiamo un personale di 7 medici, non si sono riusciti a trovare altri medici, finalmente due medici li abbiamo trovati, così faremo in modo che anche di notte ci sia il doppio medico. Attualmente voi sapete che al pronto soccorso di Gela c'è un solo medico, che giustamente può fare quello che può fare con tutta l'affluenza. Ora, da come arriveranno questi due rinforzi, faremo il doppio turno con il doppio medico anche di notte. La mattina è anche previsto e di pomeriggio anche il punto bianco e nei festivi, sabato e la domenica, c'è la possibilità che il punto pediatrico, c'è la possibilità che vengano visti anche i pediatri. Questo è un discorso che ha avuto la nuova direzione strategica di Caltanissetta da un anno e mezzo, voi sapete che un paio di anni, sapete che all'ospedale di Gela, al pronto soccorso, c'è il punto pediatrico nei festivi e nei prefestivi, dalle 10 di mattina fino alle 8 di sera, così non si può affollare più la pediatria, perché la pediatria prima era affollata dai bambini che arrivavano di fuori.